parleremo anche con Daniele Ricci di questo pareggio. Daniele, che è stato secondo me il migliore della Pergolettese, ma non è bastato per questo. Detto bene, non è bastato, c'è molto rammarico tra di noi. Siamo andati in vantaggio 1-2-0, come al solito ci siamo fatti recuperare. Una prestazione la tua ottima, il colpo anche dando davanti anche da solo combattendo. Sì, è stato, il campo non ci ha permesso di giocare come sappiamo, era molto difficile giocare su un campo del genere. Siamo andati in vantaggio con un mio appoggio di sponda, con un tiro di Tosetti. L'hai fatto tante volte. Sì. E poi nel secondo tempo mi sono liberato bene, ho preso il rigore, abbiamo siglato il rigore, ci siamo portati sul 2-0 e poi abbiamo mollato. L'ultima occasione al 93. E lì c'è molto molto rammarico, mi sono girato bene, ho tirato di punta, ho provato a rubare il tempo al portiere, ma non è bastato. Invece per quel che riguarda loro di punta, come mai è rimasta? Un po' di distrazione, cos'altro? Sul calcio d'angolo sicuramente ci siamo fatti cogliere alla sprovvista, ci hanno colpito e sì, c'era disordine, non eravamo messi bene in campo, abbiamo perso un po' la testa e alla fine hanno trovato sia il 2-1 che il 2-2.